La ciurma! Io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Child of Light! Mi scuso se lo scorso episodio è stato tagliato in due parti, e me ne dispiaccio, ma era venuto davvero sensibilmente troppo lungo, quindi sono stato davvero costretto a tagliarlo. Tra l'altro, non ci crederete mai, ma avevo iniziato a registrare questo episodio tipo 10 minuti fa, quando ho scoperto che laggava a bestia. Io ho detto, ma per Child of Light che lagga a bestia? Controllo alt cance, vado a vedere i processi in esecuzione e ho visto che c'era un processo che rubava praticamente tutto il processore, di nome Minerd.exe, e ho scoperto che è un virus e l'ho rimosso. Ok. No, l'orco e la pisciana. Boh, allora sembra che sia più lungo di quanto non si prevedesse inizialmente, questo Child of Light, insomma. Oh, Nicholas, vola avanti tu. Più in basso del basso, non oso andare giù. Ma che bel posto è che è questo qui? Per una lucciola ti dico di sì. Una cosa un po' mi confonde. Il suolo è cosparso di pezzi di cielo? No, è l'acqua a coprire tutto come un grande velo. Oh! Il nostro carissimo Igniculus. Ah, ma non andiamo giù nell'acqua. Sapete cosa, ragazzi? Visto che siamo un po' delle checche, quasi quasi ci converrebbe livellare un po', eh? Che ne dite? Oh no. Guarda cosa c'è qua. Facciamo che sì, eh. Dai, livelliamo un po', raghi. E un po' di aggro. No, però io non volevo quel tizio là, è davvero un po' scomodo come tizio. Fai compagnia, io metterei Robert. E fai una pioggia di frecce. Not bad, e io farei un... Questo cos'è? Fendente più, che colpisce tutti e due. Ma sì, tanto dovremmo avere abbastanza tempo. Grandioso, me gusta. Ora Robert dovrebbe interrompere tutti e due. Sento il suono prima che succeda qualcosa e mi fa molto strano tutto questo. Io farei un fendente su lui, così lo interrompo, e Robert farei un... Ah, ma doppio colpo ho bisogno di PM, intralcio anche. E quindi facciamo un pioggia di frecce e rallentiamo lui. Grandioso, interrotto. Ma sento lo scocco della freccia prima che parta. Boh. Ah, gli ha aumentato la velocità, vabbè. Fai un fendente su lui, dai.
Ce la fai, Robert? Sì, grandioso, interrotti di nuovo. Già tipo troppo GG. Oh, ma ancora non ne vogliono sapere di morire. Mamma mia, mamma Mouse. Mickey Mouse. Dai! No, tu fai una difesa che secondo me ti interrompono. Yeah! Infatti. Mi hanno arretrato anche. Ma sì, vai da difesa, scusa. Ah, vabbè, ha fatto concentrazione. Però se un altro siamo più veloci sto giro, allora io interromperei lui. E con questo farei una pioggia di frecce. Sì. Seccato! Grit. Grit. Lui invece non riusciamo a tirarlo giù. LOL. Dai Aurora, ce la si farà! Chi colpisce? Ah. Aurorz. Ma ha già fatto un pacco di danni sto qua, eh. Poi pioggia di frecce solo su lui. Ma noi abbiamo fatto un pacco di danni a sta povera Aurora. Fortuna che c'è Igniculus. Fai un fendente su lui. Oh no, Igniculus è smonco. Fai un difesa, però aspetta, ok. Cribbio, 72 danni. Che è tipo una vita di Igniculus alla fine. Che ride Robert come si accuccia quando è in difesa. Ma gli toglie praticamente niente Aurora con quell'affare. Ma è ancora in piedi quel tizio? Sì, interrotto. Oh, ok, cioè gli abbiamo tolto metà vita fino adesso. No, non è detto che sia metà vita quando chino al capo, magari è un terzo, un quarto, non lo so. Però mi sembra che sia bene una cosa giusta perché tutti i nemici che verso la fine chinano poi il capo. E colpirà Aurora, vuoi vedere? Infatti, ma ce l'ha sempre con lei, 72 danni. Vai con un bel fendente in faccia. E tu vai con una bella pioggia di frecce. Aspetta, vorrei tenere un po' di vita di Igniculus per rallentare lui se riesco. Così da interromperlo, riesco sì. Ma Igniculus muove le lucine quando si passa accanto. LOL. Però è sempre smorto Igniculus. Ok, adesso si è ripreso un po', ma adesso Aurora si piglierà di nuovo un fracco di pizza in faccia. Ah no, Robert. Ah boh. Ma prende tipo un fracco di pizza in faccia, quello non dice niente, non dice neanche beh. Sto iniziando a pensare che abbiamo livellato davvero poco nell'ultimo periodo, eh.
Avremmo avuto bisogno di combattere più spesso contro i nemici, probabilmente. In effetti siamo rimasti un po' gracilini, insomma, nel combattimento. Infatti, ecco, adesso finalmente ce l'abbiamo fatta, ma... Ah, ok. Livello 31, livello 29. No, 30, scusate, ho trovato Dottor Malina Grezza. Prefetto, Tristi, scusa, dice, Lucina, sei tu uno spirito? Ehi, sta attento, sono caldo e luminoso. Che futuro angoscioso. Nella notte più cupa un aiuto speranzoso. Mi vengono le lacrime. Fa pure, malmostoso. In effetti sto Tristi, proprio, c'è una depressione. Ma proprio, c'ha bestia. No, questo non posso ancora. Chi è che era poi anche Tristis che era salito, vero? Ah, già che adesso c'ho anche Mister Spacco Tutto. Qua eravamo qua, vero? Sì. Andiamo così. Anche perché andiamo molto di... melee e poco di danni, pizza in faccia, insomma. Allora, là ce n'è un altro, vediamo. Prima apriamo lo scrigno, va. Smeraldo Grezza, vediamo se abbiamo da qualche oculo da craftare. Not bad. Not bad. Abbiamo 5 rubini. Abbiamo 3 rubini. Gigio. Abbiamo 8 smeraldi. 1. 2. Abbiamo 8 smeraldi. 1. 2. Ah, però quello... Oh, abbiamo 4 tourmaline. E abbiamo anche 3 ametiste. L'onice, come si faceva l'onice? Boh, non mi ricordo più. Guardate qua cosa c'è. Ci può essere molto utile. Polvere della velocità. Allora, andiamo a polvere della velocità. E lo darei su Aurora, dai. Andiamo su Aurora. A velocità 26, 27, 24, 30, 21. Sì. E se andassimo a picchiare questo? Ma sì, picchiamo anche questo, dai. Facciamo un episodio un po' di... Alla Tekken 3. Che poi per Tekken 3 non lo so. Alla Tekken. Sì. Cos'è sto spettro cavallo? Fa male? Secondo me ha male alla luce. Facciamo luce di stelle più, dai. Vediamo se patisce la luce in faccia. È uno spettro, quindi magari sì. No, ha preso più danni l'altro. Questo ha preso solo 16, non è che gli abbia fatto granché dei danni. Ma che schivata ha fatto? Ti prego, schiva di nuovo, stupido cavallo. Oddio, oddio, lo spettro cavallo, ma da già ha fatto un pacco di danni al povero Robert qua. Che ridere! Ho detto, ma cos'è? L'hanno aspirato con una, non so cosa. È uno spettro, cioè un aspirapolvere dietro, che ne so io. Oddio, invece avevo schivato. Oddio, che schivata del cribbio! Anch'io vorrei schivare così. Puff! LOL! Che schivata! Oddio! Oddio, oddio! Dai, diamo un po' di vita a sto povero Robert!
2,41. Incredibile. Nemo su un fendente su lui che patisce l'acqua. E con lui facciamo una pioggia di frecce. Pizza in faccia. È ancora in piedi alla grande, tra l'altro, vorrei far notare. Ti prego, cavallo, schiva. Sei stato bellissimo. No, ha preso in faccia, sto dietro. 195, bestia! Bestia se gli ha fatto un male cane. Pedata ossuta. Però anche lui fa parecchio male. Beh, però 192, incredibile. Io direi di sì. Ricarichiamo un po' in Nicholas. E rallentiamo questo tipo così da poterlo fregare. Perfetto. Oh, ha chinato il capo. Ha chinato il capo. Ti prego, cavallo, schiva. Vai, vai. No, la prossima pizza in faccia. E vabbè, direi così, eh. Difesa! Volata infuocata. Ma ce l'avete con Robert, ma poraccio! Guarda quante pizze in faccia che si sta prendendo. Ok che lui può curare, però cura di poco, comunque. No, ha curato l'altro di 112 punti, ma porcheria! Beh, li abbiamo tolti praticamente tutti nello stesso momento. Oddio, che stupido cavallo. Adesso ci fa un danno boia. Ecco, infatti. 64 pizze in faccia. Dai. Pigliano un po' spadate sulle ossa, su cosa le prendi spadate? Oh, ha chinato la testa, dai, secchiamo anche lui adesso. I'm sorry, Mr. Cavallo, but you're too stupid to survive to me. We are super strong. We are stronger than you. Because you are a stupid horse. Stupid horse, you have nothing left. Stupid horse. Ok, basta, eh. Dai, Robert! Sì! Abbiamo tirato giù il cavallo aspiratutto! Il cavallo della schivata ridicola. Sì, grande, nuovo livello per Aurora che sale al 30, nuovo livello per Rubella che sale al 30, nuovo livello per lui, nuovo livello per Robert. Pozione magica, ma non voglio le pozioni. Non le voglio le pozioni, ragazzi, non le voglio. Cosa facciamo? Andiamo di qua, va, perché uso più spesso il Thendance. Rubels, dove eravamo arrivati? Ah sì, perché qua dopo ha riniziato tipo da capo, quindi noi eravamo qua. Avevamo fatto questo e poi avevamo iniziato l'altro. Questo ha un'autovivifica potente. Sì, io direi di andare su questo, effettivamente. Tipo una potenza mostruosa. E anche Robert abbiamo. Di cosa andiamo? Sul pioggia di frecce 3. Sarebbe mica male il pioggia di frecce 3. Perché qua cos'altro avevamo iniziato? No, forse non avevamo iniziato altro. O sì. O si capisce niente. Ma andiamo verso il pioggia di frecce 3. E questo si chiama? Non me lo dice neanche. Boh. Stavo andando verso il taglio Kategida 3. Taglio Kategida più. Andiamo qua allora.
Da quanto stiamo registrando, bei bimbi? Perché noi combattiamo così allegramente 20 minuti? Oddio! Beh, facciamo un attimo un salto avanti, vedere se c'è qualcosa di interessante, poi stoppiamo tra un attimo. Che dite? Allora, no, qua è chiuso. Oddio, cos'è questo? Però ragazzi, mi pare che qua inizi qualcosa di importante, quindi direi che ci vediamo nel prossimo episodio proprio tipo qua. E io vi invito a mettere un mi piace, a scrivere un commento. Se siete uno di quei pochi che sta guardando questo episodio di Child of Light, e iscrivervi al mio canale, che è cosa buona e giusta. Se per caso voleste sentirmi, mi potete trovare su Facebook molto comodamente. Il link della pagina è in descrizione. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!